Salve a tutti, questo è un video tutorial che parla di registrazione in Linux Audio. Come intendo per registrazione? Intendo aprire Audacity e registrare la propria voce, oppure registrare quello che si sente, o registrare entrambe le cose, sia quello che si sente sia la mia voce. La registrazione si può intendere perché cercando in internet tanta gente dice: ah, ok, ho creato il mio brano con LMMS, ma ci sono tanti altri programmi per Linux che creano brani. Come faccio a registrare il brano che ho creato? E invece i programmi musicali non hanno la funzione registra, ma hanno la funzione esporta. Prendono tutto il brano e lo esportano in un formato WAV, MP3, OGG, Vorbis, quello che volete. È bene spiegare tutte queste cose. Lo standard di jack è impostato con jack sync a system e system a jack source. Io soltanto per fare questi video tutorial ho impostato system a system in modo che l'audio mi torna in cuffie e penso di non urlare nel mio video tutorial. Lasciandolo così già si può aprire Audacity. Si può fare rec e registrare e si vede che si sta muovendo l'audio del microfono perché c'è l'onda. Una cosa interessante è che nella mia registrazione il volume del canale sinistro è più basso rispetto a quello destro. Per me non è un problema perché posso andare su effetti e mettere normalizza e lasciare il flex su normalizza i canali stereo indipendentemente e alzo i volumi in maniera separata. Però mi piacerebbe capire qual è il problema che mi registra il canale sinistro più basso e provare a risolverlo. Clic e registrare e si vede che si sta muovendo l'audio del microfono perché c'è l'onda. Adesso la cosa più interessante che facciamo è aprire un brano musicale a caso, non è importante quale. Allora adesso vado System, vado in Musica. Ok, ho un brano, ne apro uno a caso. Voi lo sentite anche bello alto. Provo a fare rec. Come avete visto, non ha registrato, perché qua l'onda non c'è. Se faccio play, non si sente niente, proprio vuoto. Per mettere a posto questa cosa, non è da mettere le mani sulle impostazioni di Audacity, ma è solo da andare a mettere le mani sulle connessioni di jack audio. Io seleziono jack sync e lo collego a jack source. Metto in play il mio brano. Adesso metto in stop, sentiamo cosa ha registrato. Ok, ha registrato quello che sentivamo. Si può fare la stessa cosa anche registrando un video su YouTube o qualunque musica in internet con lo stesso sistema. Adesso io potrei parlare e registrare entrambe le cose. Cioè sto parlando, mi sentite? Attivo il brano. Registra il brano e anche la mia voce in questo momento. Cioè sto parlando, mi sentite? Attivo il brano. Registra il brano e anche la mia voce in questo momento. Quindi se volete fare un karaoke al volo, mandare un brano col vostro cantato alla vostra amata, potete farlo in questo modo. Vi prendete un programma per il karaoke, lo fate girare e impostate jack sync, jack source e ci cantate sopra mentre registrate su Audacity e fate il vostro CD delle musiche cantate da voi. Un'altra cosa che avevo accennato all'inizio è l'export dell'audio su programmi musicali. Adesso chiudiamo qui e andiamo in LMMS, che è un programma che sto utilizzando da poco.
Ieri sera in mezz'ora con LMMS ho provato a fare un brano musicale. Progetto, apri il mio progetto, mi apro il mio mix. Adesso se faccio play, sentite qualcosa. Voi adesso potreste pensare che impostando, cioè avendo impostato Jack Sync, Jack Source, basta fare play, rec in Audacity si registra. Ah, come mai non si vede niente? Non si vede e ovviamente non si sente. Solito discorso, non andiamo a mettere le mani nei programmi, ma andiamo semplicemente nelle connessioni di Jack e troviamo LMMS che è apparso perché gli abbiamo detto di connettersi a Jack e si può collegare LMMS a Jack Source. Fatta questa connessione, posso mettere in play il mio brano. Adesso vediamo il risultato. Abbiamo visto che registra, però questo non è il modo corretto per esportare un brano completo con LMMS e con tutti i programmi per fare composizioni musicali. Adesso vi spiego come funziona LMMS, ma ci saranno funzioni similari anche negli altri programmi che userete. C'è la funzione esporta questo progetto. Praticamente prende tutto il progetto musicale, cioè non solo questa base che è un loop, ma l'intero progetto col brano completo, e la salva in un formato. Io vi consiglio un formato non distruttivo tipo WAV. Mi chiede di salvare e sovrascrivere sì, mi ha creato il loop. Adesso provo ad avviare il brano che ho sulla scrivania. Che è esattamente il brano che ho creato in LMMS. Se avete problemi, come al solito, potete chiedere informazioni a me o a Marco Paravano. Per questo video tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.